Buongiorno. Qual è una prima domanda che mi potete fare? Come si chiama? Mi chiamo Edoardo. Qual è un'altra domanda che mi potete fare? Da quanto lavori qui? Io lavoro qui dal 1993. Ok, quindi io sono sposato e secondo voi ho figli o non ho figli? Guardate gli occhi. Sì? Quanti figli ho? Ho due figli o figlie? Ho due bambine. Vive in centro di Firenze? No, non vivo nel centro di Firenze, in un altro piccolo paese. Qual è il paese? No, non è Fiesole. Bravissima, un piccolo paese vicino a Firenze Sud. Bravissima, Gemellare, Bagno a Ripoli. Vivo con la mia famiglia a Bagno a Ripoli. Si parla un'altra lingua che l'italiano? Secondo voi io parlo un'altra lingua? Io non parlo altre lingue, parlo soltanto l'italiano. Ho provato a studiare inglese, ma non sono stato capace di imparare l'inglese. Perché non ho imparato l'inglese? Tutte e due eravamo studenti del corso di inglese. E cosa facevo durante il corso di inglese? Guardavo lei. Guardavo la moglie. Ok? E quindi? Quindi non imparo come imparare. Dopo mi sono sposato, ma No, non riuscito a imparare l'attenzione a questo punto io vi posso chiedere il vostro nome. Voi avete chiesto il mio nome. Io posso chiedere il vostro nome? Come ti chiami? Mi chiamo Sopida, cognome Puttaponti Tarmaluco. Ciao, grazie. Puoi scrivere per favore il tuo nome Solo qui? nome? Solo il nome, sì, solo il nome, perché per il cognome avremo bisogno di. Ciao, Edoardo. Come ti chiami? Sono Yoshi. Ben arrivato. Ciao, Edoardo. Puoi scrivere il tuo nome, per favore? Ciao, Edoardo. Lauren. Edoardo. Candice? Anche Candy, perché. Candy? Candy, Candy perché. come. Come il cartone Candy Candy. Candy Candy. Ma è scritto con un E, non è un. Mi chiamo Virginie. Quando vogliamo conoscere una persona, cosa chiediamo? Come ti chiami? Come ti chiami? Poi? Dove vieni? Da dove vieni? Poi? Perché sei qui? Perché sei qui? Quanti anni hai? Da quanto tempo sei in Italia? E Quanto tempo sto in Italia? per quanto tempo starai in Italia? E allora buon lavoro. 1, 2. Elaine con Lauren e Candy con Virginia. Vi conoscete? Avete 4 minuti per parlare tra di voi e per chiedere tutto quello che volete sapere dal vostro compagno. Buon lavoro. Da tanto. Vivi qui sì, in Firenze. In Firenze in 9 anni. Sì. Tanto.
solo che voglio imparare l'italiano per bene, con la grammatica. Sì, perché io parlo italiano con... Sì, con... come si dice? Come Maria? Sì, sì, italiano. Ok, ok. Non so, ti piace Firenze o... Sì, mi piace Firenze. Perché? Perché mi piace il museo, sì. Monumenti, mi piace la cultura. La cultura. Sì, la cultura mi piace. Allora io studio un po', così imparo meglio la grammatica italiana, sì, sì. E dopo lavoro. Bene. Ma questa classe è... la prima di italiano. Ah, la prima? Sì, la prima di italiano. Ma parlo spagnolo. Spagnolo. Sì, e posso capire italiano, no? Sì, sì, ma è difficile parlare per me. Italiano? Sì. Sì? Continuiamo il gioco. Però con un compagno diverso. Io sono thailandese. De? Thailandese. Ah, Thailandia. Sì, sì, di dove? Thailandia. Io nato lontano, North Thailand. Bangkok è qui. Ma lavoro in Bangkok. E per quanto fa quanto tempo che stai qui? Io sto qui 8-9 mesi. Uh-huh. E tu? Io sono qui per un anno e mezzo. Ah. Di 8 mesi. E sono qui per il lavoro di mio marito. E mio marito lavora in un'impresa italiana. Ah. Io ho venuto con lui. E sono normalmente per 3 anni. E dopo un altro paese. Quando vieni? Quando vieni? Quando? In ottobre. Ottobre? Sì. Per... 3 mesi. 3 mesi? Sì. Ah! Sì. Non parlo bene. Dove studi italiano? No. No? Solo qui? Solo qui e... questa è la prima classe in italiano, non lo so come parlare. Parlo adesso. Non lo so. Sì, ma... Ci fermiamo e a questo punto abbiamo 5 minuti per prendere un caffè, per rilassarsi. Cos'è la cosa che ci accompagnerà in questo corso italiano? Una cosa che abbiamo tutti, che tutti noi abbiamo qui sul tavolo, uguale. Il libro. Qual è la prima cosa che noi facciamo per conoscere il libro? Leggere il titolo. Leggere il titolo. E a cosa serve un libro pesante? Per bloccare la porta. Bravissima! Per bloccare la porta. Così la porta non si chiude. Capito perché il libro è pesante e ha tante pagine? Ok. Qual è il titolo del libro? Ci siamo? Oh. Secondo voi cosa vuol dire ci siamo? E noi stiamo. Noi? Noi qui. Noi siamo qui. Noi siamo qui. Comunicare. Parlare. Conversazione. Ok. E per comunicare, di cosa ho bisogno? Parole. Ho bisogno di parole e poi? Capire. Ho bisogno di capire. Prima di parlare, ho bisogno di capire. E qual è la parola che mi dice parlare qui? Interagire. Interagire.
Questo interagire, questo parlare, perché hanno usato interagire? Siamo qui, abbiamo bisogno di parole per raccontarsi, per raccontare chi siamo e per conoscere gli altri. Da questo incontro usciamo diversi, contaminati, in senso positivo, con l'italiano. Quindi l'italiano come lingua, come cultura, come persona, è un mezzo per contaminarsi e per avere occasione di avere parole per raccontarsi. Noi abbiamo degli amici che ci stanno riprendendo. C'è la televisione, giusto? Ci sono lì. Perché sono qui? Perché sono qui? Perché loro sono qui? Per fare un documentario. Per vedere come noi capire italiano. Ok. Loro mi hanno mandato questa lettera. Qual è il problema? Siamo qui. Siamo qui? Poi? Qual è il problema? Voi capite questa lettera? No. No. Ma neanche io. Qual è? Cosa manca in questa lettera? Le parole. Le parole? Allora io ho bisogno del vostro aiuto per trovare le parole. Vai Virginia, dammi una lettera. Proviamo. La A. A come? Una parola in italiano con la A. Arancia. Arancia, benissimo. A come arancia. M. Come? M come mela. C come? Come ci vediamo. Come ci vediamo. C come ci vediamo. Imparare. La. E le. La. Bravissima. La. E questa parola allora cos'è? Lingua. Lingua italiana. Cosa vuol dire quotidiana? Tutti i giorni. Ok, quindi siamo qui per imparare la lingua italiana con esperienze di vita quotidiana. Quale vita quotidiana? Di chi? Vita quotidiana di chi? Bravissima. Di voi. Di voi. Però poi la lettera continuava. Un'altra lettera, dobbiamo ricominciare il gioco, ragazze. Paperella. Poi mi spieghi come fai a conoscere la parola paperella. P come paperella. Integra. Azione degli studenti stranieri nella società e nella cultura toscana per favorire. Give me five, Lorena. Cosa vuol dire favorire? Questa parola è difficile. Favorire. Cosa vuol dire favorire? Migliorare. Migliorare? Oppure? Non capisco migliorare. Più semplice? Aiutare. Aiutare. Per favorire, per aiutare l'integrazione degli studenti stranieri nella società e nella cultura toscana. E allora lo scopo della trasmissione, siamo qui per imparare la lingua italiana con esperienze di vita quotidiana, per risolvere problematiche comuni ai cittadini stranieri e per favorire l'integrazione degli studenti stranieri nella società e nella cultura toscana. Quando vogliamo conoscere una persona, chiediamo: come ti chiami? Quanti anni hai? Da dove vieni? Da quanto tempo sei in Italia? Per quanto tempo starai in Italia? Se la domanda è come ti chiami, la risposta è mi chiamo Giovanni, se il mio nome è Giovanni, o mi chiamo Maria, se il mio nome è Maria. Se la domanda è quanti anni hai, la risposta è ho 35 anni, oppure ho 17 anni, oppure ho 55 anni.
Se la domanda è da dove vieni, se sono un maschio, la risposta è sono italiano, oppure sono marocchino, oppure sono cinese. Se sono una femmina, la risposta è sono italiana, oppure sono marocchina, oppure sono cinese. Se la domanda è perché sei qui, la risposta è sono qui per studiare, oppure sono qui per lavorare. Se la domanda è da quanto tempo sei in Italia, la risposta è sono qui da 2 mesi, oppure sono qui da 2 anni. Se la domanda è per quanto tempo starai in Italia, la risposta è starò qui per 1 mese, oppure starò qui per 6 mesi, oppure starò qui per 2 anni.